resistere, lo so, è difficile, perché meriti che tutto vada bene, meriti di essere tranquillo, tranquilla, meritiamo tutti amore, pensieri che noi facciamo su di noi, sugli altri o sul mi prenderò cura di te. Lo so, non lo fa nessuno da un po'. Da troppo tempo ormai, vero? Non ti devi assolutamente. Posso, voglio aiutarti a superare i tuoi momenti difficili. Devi solo fare qualche respiro profondo, profondissimo, concentrarti su di esso e buttare fuori tutta l'aria. Immagina. Così sì, andrà tutto bene, perché meriti che tutto vada bene, meriti di essere tranquillo, tranquilla, meritiamo tutti amore, meriti la vicinanza. Questo momento so che ti viene un po' tolta, ma devi stare praticamente in pace adesso, devi essere rilassato. Lo so, i problemi arrivano, ma sono fatti anche per saperli e poterli superare. Sono una sorta di ostacoli, no? Che troviamo più o meno spesso sul nostro cammino, ma vanno superati con
tu ce la puoi fare. Tu ce la puoi fare. Assolutamente sì. Sei in grado di superare i problemi. Mettiti in testa una cosa. Sei in grado di superare. Tu sei forte, sei dinamico, sai essere intraprendente, presti fiducia negli altri e gli altri la prestano a te, perché meriti tanto. Meriti la bontà altrui, così come tu la doni agli altri. Amore, solo amore è quello che ti voglio trasmettere e che ti auguro di ricevere da tutte quelle persone. Tutto tornerà al suo posto. Tutto si sistemerà. Ogni piccolo problema si affronta e si supera. Ogni problema si affronta e si supera. Meriti ogni bene, non meriti del male. No. Sbagliamo perché?
non va più via, come se ci fosse un'altra persona che vive costantemente accanto a noi, che ci causa quel problema. Non dobbiamo dare modo alla paura di esistere. Lo so, è difficile. Fa parte di noi. Fa parte dell'essere umano avere paura. Ma dobbiamo sempre dare un limite. Ma cercando di non ingrandire troppo un eventuale problema più di quel che è, rendendolo quasi una persona, personificandola la paura, appunto. Questo no, non va bene. Rendo conto di aver fatto bene ad autostimolarmi a non avere troppa paura, cioè più paura del dovuto. Lo so, non è una bilancia che si può pesare quanta paura bisogna avere, 50 grammi, 60 grammi. No, non è così facile come sembra, ma bisogna gestirla. Magari nel tempo, un po' di sacrificio, sforzando. Quel meccanismo dove, quando se si ha un problema, bisogna essere positivi, che tutto si può risolvere. E io sono qui per rassicurarti proprio in questo, assolutamente in questo, perché non meriti di soffrire, meriti la felicità allo stato puro. Questo momento a fare anche adesso dei respiri profondi. Che ti aiutino a rasserenarti. E come ti ho detto prima, immagina che ogni volta che voglio accarezzarti, dirti che se cerchi un posto sicuro, ogni volta lo potrai trovare qui, con me. Qui troverai sempre un'amica che ti consolerà attraverso questo.
Andrà meglio, vedrai. Torna qui e guarda questo video.